Non puoi portare tutto sulle tue spalle. Non abbiamo molte scelte. Allora continua a provare. Lo fai sempre. E alla fine le cose funzionano. Non sono così sicuro questa volta. Non esiste nessuna banca al mondo che abbia abbastanza fondi nel cavò per rimborsare tutti i propri correntisti. Si basa tutto sulla fiducia. Sai, Wendy, ora siamo davvero vicini alla fine. La Morgan Stanley e la Goldman sono ad un passo e se le altre banche non si fidassero più di loro e ritirassero tutti i prestiti interbancari, in poche ore sarebbe la fine. Da quel momento le cose non si potrebbero più fermare. E non dico soltanto per le banche, ma per tutto il sistema. Il contribuente medio si chiuderebbe. I miei risparmi sono al sicuro. E vorrebbe indietro i suoi soldi. Ci sarebbe l'assalto alle banche che svuoterebbero le casse. Entro 15 giorni tutti i negozi sarebbero vuoti. Due volte questa settimana a Wall Street abbiamo assistito a una liquidazione massiva. I titoli Dow Jones industriali sono scesi di 450 punti alla notizia di un possibile salvataggio dell'AIG finanziato dai contribuenti. Tre delle cinque maggiori banche di investimento sono andate. Il maggiore erogatore di mutui del paese è andato. La Fannie e la Freddie sono sotto il controllo governativo. Per ora il sistema finanziario tiene, ma quanto durerà? Tutti gli uomini del re stanno dando il massimo per cercare di tenere insieme i pezzi. Ciao Tim, sono in strada e tutti camminano come se nulla fosse. Non hanno la benché minima idea che mi sta per cadere tutto addosso. Dobbiamo ricorrere al congresso ormai, non abbiamo altre scelte. Ok, in quanto tempo pensi di farli muovere? Ci vorranno un paio di giorni. La Goldman e la Morgan Stanley stanno crollando adesso, dobbiamo fare qualcosa oggi. Tu che faresti? Il mercato non ama le banche di investimento e i soldi dicono fanculo all'intero modello affaristico. Sì? Sì, quindi uniamo le banche commerciali trasformandole in banche normali regolate dalla Fed. Così il denaro contante vi darà accesso alla finestra di sconto. È denaro governativo a basso costo. Le vuoi rendere ancora più grosse? È un compromesso. Il vantaggio è che le stabilizzeremo e lo svantaggio è che sì, diventerebbero dei fottutissimi colossi. Allora fallo. Buona fortuna. Chiamami Bloodfine. Chiamami Grand Bandit, digli di fare una migliore. Stiamo vagliando le varie possibilità. Non avete altre possibilità. C'è l'assalto alla vostra banca. Vi servono soldi e la City ha la liquidità che vi serve. Chiama Bandit. Sì? Voglio che lavori alla fusione con la Morgan Stanley. Perché? Ho appena acquisito la perla. Cerchiamo.